Buongiorno. Dei bacini, bravi, tu e Frollo. Eh? Fai la popò e poi vieni qua sul tavolo che fa finire la fetta biscottata. Vieni, no, non posso venire lì. Mi si che ancora in catacombe. Io sono già non operativo. Faccio la colazione e poi oggi bisogna iniziare. Ora mi devo fare un disegno un po' della situa per capire bene come fare tutto, ce l'ho già in testa, ma me lo butto giù come bozzetta perché almeno sono più studio un pochettino di più, ecco. Preparati per la guerra, indumenti invernali messi. Andiamo a tirare fuori un po' di attrezzi e iniziamo. Iniziamo a smontare tutto. Sedile tolto e andiamo a riempire questi spazi vuoti che non fa bene vederli vuoti, devono essere tutti belli pieni. Vamo. Allora, cioè, ho fatto la posizione del tutto. DC, caricatore a 220. Qua abbiamo già fatto tutti i collegamenti di tutto. Ora, qua facciamo i fusibili in entrata, i cavi che vanno sotto l'altro sedile, che facciamo l'uscita. Andiamo avanti. Sembra poco, ma siamo andati avanti per bene. E poi andiamo dall'altra parte a fare i collegamenti perché devo riattivare il pannello perché ieri poi l'ho scollegato per mettere il regolatore, quindi ora non sta caricando. Non abbiamo un grosso sole, ma almeno da dare un po' di corrente in ricarica. Finito quello che riguarda lato guida. Sedile è tornato al suo posto, qua sotto è tutto fatto, ho già richiuso, ho fatto tutte le prove, laggiù c'è quella 220, qua c'è due DC-DC. No, prove non le ho ancora accesi, ma ho provato nel senso le misure, sedile, tutto perfetto in ordine. Ora tiriamo di là e si passa dal lato passeggero e si va avanti. Fatto lato guida, tiro giù il sedile lato passeggero. Sti sedili con queste piastre girevoli li odio, pesano una tonnellata. E a sto giro al mini bro è andata bene che me li sono tirati giù da solo, eh? No, non intendo. Che sta facendo? Metro. Metro, è lì. Te li sei schivati a sto giro i sedili. Sì. Refresh prima di andare a mangiare. Situazione attuale. Cavi dei DC-DC portati di qua. Da là l'abbiamo portati di qua. Ora poi bisogna portare quelle dei pannelli, la 220. Creato struttura di legno dove c'è il primo regolatore e poi qua ci va l'altro che deve arrivare. Qui ci sarà l'inverter. Anche questo gli ho fatto una tavoletta, ve lo faccio vedere dopo mangiato, ora andiamo a mangiare. Qua gli ho fatto una tavoletta così l'inverter ci sta bene sopra e si blocca sul telaio del sedile, rimane tutto bello fermo. Sopra l'inverter abbiamo soppalcato, abbiamo subaffittato l'inverter e le abbiamo messo un'altra tavoletta di legno con il velcro dove ci andranno tutti i fusibili fatti a regola d'arte come voi sapete. Ora andiamo a magnà perché Jessica ha detto che sul piatto ho sentito la campana della fabbrica suonare, quindi bisogna andare, se no, se perdiamo il posto la mensa chiude. Andiamo a vedere cosa ha preparato Jessica oggi, eh. Detto gli gnocchi, però vediamo, eh. Ah, poi c'è il tuo bambino, il mio bambino. La mia mortadellina là sotto. Monnelli. Non me la fa mangiare. No? No! Non mi sembra che gli interessi più di tanto. Guarda che è una cosa. Vabbè, mangiamo, va. Buon appetito. Cosa fai lì? Dimmi. Basta il cibo. Cosa fai lì? Dimmi. Io ti meno. Vieni. No, vieni, ti meno. Mangiato pochino, non avevo tanta Pranzetto fame. fatto, mi ha preso il caffettino, c'è anche il Claudio che Hai gliel'abbiamo fatto per noi. confessato che oggi ho mangiato poco? No, non l'ho confessato. Hai detto a tutti che oggi ho mangiato poco? No. Sì, Sono a dieta. Che sei No, ligure. io. Non avevo fame. Strano. Vabbè, io vado a continuare a fare qualcosa, va. Monnello. Oggi non vi ho fatto vedere niente di cosa ho fatto nel pomeriggio perché è stata molto impegnativa. Stavo facendo la linea 220 dell'inverter. Mi ha fatto tribulare parecchio. Siamo giunti quasi che si vede mezzo varco. Vediamo. Domani continuiamo. Jessica è ditato un po', Bernice ha riposato. E tu, Monnello? Racconta un po', Pippo, cosa abbiamo fatto oggi. La mamma cosa ti ha detto? La mamma ti ha detto, stava tossendo, faceva come fa lui che ti prende in giro, che tossisce. E la mamma gli ha detto: amore, poverino, ma c'hai la tosse. E lui: sì, mi ha risposto. E come me l'ha detto? È vero, amore? Che c'avevi la tosse stamattina. Poverino che c'aveva la tosse. Sì, aveva la tosse. Ora ci dobbiamo spostare perché domani in questo pezzo qua non c'è il mercatino normale, ma faranno un mercatino delle piante botaniche. Straordinario. Quindi andiamo a Torremolinos e via.
È rientrato il mini bro e ci muoviamo. Direzione Torremolinos. Vamo. È grosso, però il Christian. Cosa ha preparato il mio amore? Ah, il bollito, ma che buono! Non li fai tortellini in brodo, scusa? I signori hanno già mangiato, li facciamo magari domani sera con loro. Ah, perché vanno a fare assieme? L'abbiamo comprati. Per fare il bollito, ok, bombo. Guarda che bello brodino che c'è lì. Bello scuro. Buono, eh? Profumo c'è. Beh, mangiamo, dai. Bollettino. Buon appetito, ragazzuoli. Buon appetito. Domani però bisogna fare una giornata un po' più concreta, eh. Christian, vai sulla spiaggia, vai a fare il bagno, fai palestra, fai vedere che fai qualcosa. Non possiamo sempre far vedere che facciamo niente. Beh, io sto lavorando, quindi... Io pure. quindi le nostre giornate quando lavoriamo sono così. Domani vi facciamo vedere l'upgrade sul camperozzo. E poi tanto sono fermo un giorno che devo aspettare dei pezzi. E quel giorno lì facciamo andiamo qualcosa. No, è lunedì, andiamo a prendere gli interni del camperozzo. Ce l'hanno fatta? Sì. Buon appetito. Finito di cenare, ho preparato i caffettini. Ma andiamo a prenderli da Claudio e Roberta, perché loro li hanno finiti, quindi... Corriamo in salvo a dare il caffettino al Claudio. Corriamo in salvo dal Claudio a portare il caffettino. Time. Noi. Polizia. Chi è? Sera. Messo. C'è un po' di minestrone, ma... No, non ci posso credere. Cioè... No, che bravo. Che bravo. Caffettino preso, abbiamo cianciato per bene. Ora andiamo a nanna. Che buonanotte a tutti. Tardissimo, è l'una, mezzanotte e 5. 06. È cambiato il giorno, è finito tutto. Le 24 e domani si lavora. Sì. Ci vediamo domani con un nuovo episodio. Ciao a tutti. Iniziamo coi procedimenti dei lavori. Allora, qualcosina ho già fatto, siamo in pomeriggio inoltrato, ma perché stamattina ho avuto un problema de cavessa, sono dovuto andare dal dottore e niente, ho finito quello che riguarda il collegamento dei DCDC, ora vi faccio vedere dove sono arrivato e sto finendo le ultime cose, questo è un piccolo dettaglino in più, ora ve lo faccio vedere. Allora, siamo arrivati in questo punto. Regolatori, l'inverter qua sotto, tavoletta, ora qua posiziono fusibile dell'inverter e fusibile dei regolatori e dei DC-DC. Ci siamo quasi, cioè già la corrente c'è, però completa così. Lavoro praticamente terminato e non ve l'ho fatto vedere, ma ve lo faccio vedere domani mattina con la luce del sole, perché è venuto buio, non si vedeva bene, ho dovuto fare un po' di test vari prima di... E quindi ho detto lo faccio domani, siccome poi stava per suonare la campana, anche perché domani devo rifissare il sedile, mettere tutte le etichette, una spina 220 modificarla e farle la che ce l'ha vicino alle, cioè ce l'ha già, devo solo collegare una spina 220 che era in più collegata a un vecchio inverter di chi ce l'aveva prima, l'ha lasciata lì morta, quindi le la collego a tutte le spine del camper e basta, non devo far più niente, della spina, mettere il sedile, e attaccare la 220 per programmare il caricatore della 220. Jessica non è tanto contenta. Tanto saluta i follower. Buonasera. È triste vedersi Bernice. Jessica. Qualcosa. È acceso il forno. Sì. Stai ciucciando le batterie. Sì. Non va mica bene. Siamo messi male. Perché i signori del Benimar, Claudio e Roberta, ci hanno fatto la polenta al ragù. Che veramente è la signorina Roberta, non la signora Roberta. Ah, già è vero. Ha fatto il ragù e la polenta, però la polenta loro l'ha mangiata ieri. Dicono che è un piatto tipico quando poi diciamo avanza, la fai a fette così e la fai tipo pasta al forno. Sì, l'ha fatta tipo pasta al forno. Noi proviamo, non l'abbiamo mai provata. Dopo vi diciamo com'è. Ecco la polentina fatta al forno gratinata, tipo lasagna, e qua c'è l'altra. Forse questa c'è un po' di gorgonzola. In una mi sa che ce l'ha messa, una l'ha fatta senza per me. Vamo. Apriamo la porta. Scendiamo in retromarcia. Talloccio. Gesemu! Certo.
Accomodatevi. Permesso. Avanti, ho appoggiato lì il tovagliolo così. Allora, cosa è successo? Non c'è. Non è venuto. Le casini. Non c'è il coso, il PC. Il PC no? Ma lo sai com'è il PC ormai? Ce vuole il tosso, lui non la mangia questa roba qua. Ma che robina, eh? Ma sono uguali o una è diversa? No, una è più bassa. Una è uno strato, però è uguale. Sì, sì, cambia, c'è uno strato in meno, per finirla abbiamo detto facciamo... Ok, ok. Non capivo se in una ho detto magari ci ho già messo la gorgonzola. Secondo me... La gorgonzola la mangiamo con la polenta fritta, se vi ok. Ah, ok. Oppure... Cioè... È vero, quella lì col formaggio. Olè! Dobbiamo cambiare il nome al canale. Casa su 10 ruote, 6 e 4 10. Sono di più. No. C'è anche la ruota di scopo. Ah, tu ce l'hai, è vero. Casa su 11 ruote. Più un kit di riparazione, c'è il kit. Due kit. Qui due kit. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Cenetta fatta, ora andiamo a nanna. Buonanotte, Claudia. Buonanotte, Roberto. Buenas noches. Buonanotte. Signorina. Signorina Roberta. Andiamo a nanna, va che è meglio, sì, signorina. Notte. Non ho una bellissima faccia, ieri poi non vi ho fatto vedere la fine, vi avevo detto che ve lo faccio vedere stamattina con la luce del sole. Ma il sole questa mattina non è con noi, ma non fa niente. E qui vi faccio vedere il lavoretto finito. I regolatori solari, tutti i fusibili con le etichette, così ora chi vuole può anche copiare i lavori che faccio io e farli con l'etichetta uguale a me senza problemi. Non è un marchio registrato, quindi potete farlo anche se già lo fate. Qui abbiamo l'inverterino, i cavi che vanno alla batteria, alla batteria là dentro sotto la dinette. Qua sotto all'altro sedile, come vi ho fatto vedere nel video precedente, ci sono i due DC-DC e il caricabatterie della 220 per quando ci attacchiamo al campeggio per ricaricare le batterie. Ora rimonto il sedile, così è chiuso il capitolo, e poi vi faccio vedere un po' di test attaccando DC-DC. Solare oggi purtroppo non posso farvelo vedere perché il sole nisba, ma vediamo un attimino un po' di numeri alla mano. Monto sedile, le etichette le ho messe e devo collegare poi una presa 220 che c'è nella dinette e siamo a cavallo del ciuccio, come si suol dire. Ok ragazzuoli, come sempre vi faccio vedere ora alla fine del lavoro il risultato. Dai pannelli zero, perché non c'è il sole, manca pagarlo ora. Ho attaccato la 220 al mio camper per simulare e per provare l'inverter che switcha da inverter alla priorità della colonnina. Caricatore 220 attaccato, che entrano 30 A. Accendiamo il motore. Ok. Ora aspettiamo un attimino che si accendano i due DC-DC e andiamo a un 90 A. Ci diamo un filo di gas così fanno prima a svegliarsi. 47. Allora pian pianino salgono, 49. 85. Vedete che stanno andando in assorbimento perché siamo già al 70%. Ci siamo. 85 A in ingresso, perché si vede che quello della 220 ha rilevato già la tensione più alta e si sta abbassando e non da tutto. Però direi che 85 A, escluso il sole, è un buon risultato. Diciamo che ci fosse anche il sole, un altri 25-30 A dovrebbero entrare, quindi un 110 A tutti, 100 A tutti di ricarica ci stanno senza problemi. Buona, ora sistemo il tutto, che tra poco poi torna Jessica che è andata a fare una lavatrice. E ci dobbiamo spostare dopo pranzo, che andiamo a ritirare i cuscini che hanno fatto del camperozzo, e poi devo fermarmi al brico a prendere due cosine e poi lo vedete con noi, è inutile che vi racconto tutt'ora. Giunti al termine del lavoretto, giusto in tempo perché sta iniziando a piovere, come avete visto già il sole non c'era, avevano detto che da mezzogiorno più o meno iniziava a piovere, puntuale come non mai, piove. Sono stati puntuali. Pranziamo? Sì. Ah. Jessica ha già tolto tutte le fodere perché non vedo l'ora di andare a prendere i cuscini nuovi. Sì. Speriamo in bene. Solo che apro alle 5 perché ormai non ce la facciamo arrivare in tempo alle 2, manca un'ora di far di corsa. Mangiamo, partiamo, giriamo un po', carichiamo le batterie, qui sei contenta. Adesso cosa facciamo? Cioè io e te mangiamo la... come si chiama? Quella che è avanzata ieri sera? Polenta. La polenta e a Crystal c'è il sugo. C'è il toast. No, gli faccio il piatto di pasta col sugo. C'è il sugo con la pancetta lì. Ah, sì. Beh, facciamo quello. Mi ha fatto il pranzetto, abbiamo riscaldato la polenta di ieri che avete già visto,
abbiamo fatto il reddito, ora ci dobbiamo muovere, che dobbiamo andare a fare un po' di spesa, comprare le crocchette per Bernice, andare a ritirare i coprisedili e non mi ricordo, c'era dell'altro forse, quindi ci mettiamo già in cammino. Pronti, partenza, via. Primo step, Aldi, o cosa hai messo? No. Tienda animale. Tienda animale, prima tappa, tienda animale, seconda tappa lo vediamo in seguito. Intanto è iniziato anche a piovere, mannaggia. Siamo arrivati in quelli di Malaga, piove pure qua. Lì c'è il Bauhaus e lì c'è tienda animale. Andiamo a prenderla a mangiare per la Bernice. Facciamo la foto al sacchetto, vediamo se c'è quello grande quindi. Sì. Speriamo che gli siano arrivati i sacchi di grosso, perché sennò con i sacchi piccoli andiamo in rovina. È comodo perché è piccolo, ma anche perché alla fine si ci siamo trovati bene con quello. Forse questo, eccolo, eccolo. Non registro tanto perché si vede a scatti, sennò si viene gli occhi storti. Guarda qui che c'è la pappone buona, amore. Guarda che abbiamo preso la pappone buona per la mia bambina. Ah, c'è anche la cosa quella bella, questi. Con la 75 euro spesi, mezzo sacco vuoto. Seconda tappa. Cosa, veniamo qua col carrello direttamente? Ci abbiamo la monetina? Ma no, veniamo col sacco, è lì il carrello, tanto. Va bene. Così metti i sacchetti, togli, fai in brego, bellino. Buona, andiamo all'Aldi a fare la spesa. Un amore così bello. C'è la monetina? Per il carrello? C'è nessuno in suo Aldi. Iniziamo con la frutta e verdura per far vedere che è tutto bello, fiori, mangiamo, salutare. Poi ti dirigi nei banchi, quegli altri, e passa tutto. Questo è un gioco di marketing, ragazzi. Sempre negli ingressi dei supermercati, fateci caso, troverete la frutta e verdura. E poi si va a finire in altri prodotti. È marketing, perché? Perché tu entri con delle brutte intenzioni, ma ti fai coinvolgere dalla frutta e verdura e ci mangio salutare, poi compri di tutto meno che quello buono. Però è psicologia, è marketing, ragazzi, io studio queste cose, faccio direttore ufficiale, sono queste cose. Siamo anche gli unici clienti, quindi stiamo tranquilli, non c'è nessuno, beati. La marmellata l'ha presa alla fine per fare la crostata la Roberta? Non lo so, io prendo questo. Prendene due. Due? Sì, tanto stanno, non è che vanno a male. Se no c'è arandano, mirtilli. Boh. A me sì, però la Nutella. C'è quella di sottomarca. Ah, l'avete presa? Sì, un tè normale devo prendere. Non ce n'è più? No, ci sono solo gengibre. Quindi menta poleo? Tè verde, no. La tila. Questo è tè negro. Tè verde. O il tè verde. Ah, guarda, c'è frutti di bosco. Frutti rossi. Vuoi prenderli? Da farci ogni tanto. Questo ha rotto un tè verde aromatizzato con vaniglia. Questo sì. Qua dormi bene, formula neorada. Ma sì, a tanti ci vuole. Le bombe atomiche. Lo vuoi il frutto del prendi, bosco? Sì. Boh. È il tè negro, quello normale. No, vabbè, io quello. Non lo beve quell'altro, quelli lì. Ma Crisa non lo beve. Non lo beve, basta. Poi c'è anche questo, quello classico. Carne, qualcosa qua o? Ma che bella presa filettata iberica che c'è, però. Guardando la salsiccia, no? Bella questa qua, con tutta la grassetta così. Questo è uno spettacolo. Questo è uno spettacolo. 9,38. Se lo prendo, questa salsiccia broccoli. Cos'è, uno o sono due? Presa filettata iberica. Sono due. Prendiamo due. Gli ossibuchi. Gli ossibuchi, c'è un arrosto. C'ho il. E allora niente. Pollo. Niente, basta. Vedete ragazzi, passate dalla giù che avete preso frutta e verdura. Arrivando qua in fondo inizi col prendere le schifezzuole. Le ho già prese le palomita. No. Vedi, cioccolatini, popcorn, patatine. È tutto marketing. So che ci vuole il carrello grande, perché hai preso il piccolo non lo so. Di sì. Vieni a steccarlo. La cosa, anche tutti nei commenti mi hanno detto che bisogna prendere i pelati. Questo Tomato pelado. Vero pelato? Sì. Due. Vedi che c'ho ragione quando dico le cose. E devi dare retta sia a me che ai follower.
103 euro di spesa fatti, così riempiamo di nuovo casa su quattro ruote. Sì, però effettivamente al Mercadona non li spendevi 100 euro, ne spendevi di più, no? Non è che non lo so. Sì. Avevamo già detto che dovremmo andare al Mercadona a prendere con lo scontrino gli stessi prodotti, sì, per capire realmente. Abbiamo già visto che ci sono dei parecchi prodotti uguali, che però al Mercadona prendono più. Sì, quello sì. Tanto come ti giri ormai devi spendere un botto di soldi per mangiare, per fare qualsiasi cosa, quindi è uguale. Spesa sistemata, io attraverso la strada vado a prendere dei terminali che mi servono qua dal mio amico e poi da qua. Direzione Cuscini, no? Sì. Perché tanto apriva alle 5, sono le 4 e mezza, arriviamo giusti. Vado a prendere dei terminali che mi servono, così c'ho un po' di materiale e poi andiamo. Terminali termorestringenti presi, pronti per nuovi upgrade nei camperozzi. Ora direzione Velez Malaga, non ti temiamo, e andiamo a ritirare sti benedetti cuscini di casa su quattro ruote. È già un mese che li aspettiamo. Ritirati i cuscini nuovi, cioè le fodere dei cuscini, sono leggermente di tonalità diversa, ma uguale non si trovava, perché queste l'avevamo fatti fare in Canaria, hanno un paio d'anni, e speriamo che questi durino e poi vediamo la prossimo giro, faremo fare le due testate anche, così è tutto poi uguale. Mona, torniamo indietro che ci stanno già cercando, ci hanno dato per dispersi, non possiamo scappare, la Roberta e Claudio ci vogliono a tutti i costi vicino a loro. Andiamo, 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 andiamo. Facciamo ultimo pezzettino di tappa al Brico e poi andiamo però a Malaga, perché lì dicono che c'è il signore che chiede la monetina per parcheggiare. Non è per non dargli 2 euro, ma tra che piove c'è la terra. E quindi ti impantani, tanto vale che vado da un'altra parte gratis con l'asfalto. Strada del ritorno, anche questa giornata è giunta al termine, perché sono già le 6. Sì, 6:04. Però prima andiamo a ritirare la posta all'Obramat, che mi serve qualcosina anche lì. E poi alla base. Eccoci dall'Obramat. Ho perso un pezzettino per il cricchettino e mi girano le scatole, quindi devo recuperarlo. Perciò da prendere un paio di cosine, ma poca roba. Questa volta niente di grosso. Vedete, praticamente c'ho il cricchettino con le bussole. E questi qua li avevo presi l'altra volta e mi servono e vanno bene, che sono praticamente che si attacca al cricchettino, di qua si attacca il bussolotto. Però io ce n'avevo uno che era piccolino, era cortissimo, che serviva per arrivare con i bussolotti in quei punti un po' remoti. E solo che è un pezzettino, un inserto piccolissimo, tra un lavoro, una cosa e l'altra, sicuramente mi è caduto qualche parte nella terra, è andato perso. Bisogna sperare che lo trovo, solo quel pezzettino. Dovrei, direi di sì, però alle volte ti viene l'ansia. Ho preso un portafusibile, una tuta e dei portafusibili e una scatoletta per fare un lavoretto. Ma quello per cui sono venuto, che è il pezzettino del cricchettino, non ce l'hanno. Ma avendolo preso il nome di come si chiama, perché ce l'hanno più lungo come quello che ho già, l'ho preso su Amazon, ho preso i tre pezzi, 3,70 euro. Penso l'acquisto più basso che ho fatto su Amazon nella mia vita. Neanche 5 euro. E arrivano dopodomani, quindi ci sta. Buona. Poi uno dice, tutto a noi succedono. No comment. Praticamente pago con 50 euro, mi dà il resto di 30 e delle monetine. Chiudo il cassetto, mi dà i soldi. E la banconota da 20 euro era in statiche, non ve l'ho fatta, non l'ho ripresa perché vabbè, lasciamo perdere. Banconota che secondo me, secondo noi, nessuno, cioè si vedeva lontano un chilometro che probabilmente era falsa o comunque era straconsumata, brutta, distrutta. E tu me la può cambiare? Me l'ha passata nella macchinetta dicendo che era vera, che non c'era nessun problema. Ho detto, visto che sono veri, tieniti nel cassetto, voglio un'altra banconota. E non posso aprire la cassa. Allora tutti quelli che arrivavano che pagavano con carta e non con i contanti, mezz'ora lì siamo stati, notte arrivati. E poi alla fine ho aperto il cassetto. Poi alla fine però ho aperto il cassetto e ho detto, guarda, chiamate un incaricato, chiamate un responsabile, non è che posso stare qua ora io finché non arriva uno a pagare in contanti, devo stare qua ad aspettare, che sembra una cosa un po' assurda. Vabbè. Tutta noi, andiamo! In questo momento stiamo registrando la nostra fine cena. Certo, in live con tutti voi. In live con tutti voi. Questo non l'ha mai fatto nessun youtuber. Eh? Almeno io non so di averlo mai visto. Quindi siamo i primi anche in questo.
Siamo i primi anche in questo. Casa su quattro ruote, top number one. In live salutiamo con la GoPro a tutti voi e poi vi rivedrete in questo video perché uscirà fuori il pezzo. Buono, dopo la live, cosa facciamo ora? Trasferiamo tutti i documenti, i video sul computer e ce l'andiamo a nanna dopo una bella camomilla. Jessica è già lassù, Pippo l'ho messo a nanna. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani con un nuovo episodio. Thank you.